Sto parlando dell'azienda Ambrosie. Sono bio, senza OGM, senza glutine, senza lattosio, vegani, senza soia, solo con zuccheri naturalmente presenti nella frutta, senza conservanti, senza additivi, senza addensanti, senza edulcoranti artificiali. Dulcis in fundus? Fundis? Perché sennò fate come me, diventate Heidi. Ling Lang. La consistenza è perfetta. Video. Oggi, ispirata dal clima un po' natalizio, ho acceso una candela che è la Yankee Candle gusto Christmas e vi giuro sa di Natale, e come avrete detto dal titolo ho deciso che girerò un video sui regali di Natale. Questi che vi mostrerò sono quello che a me personalmente piacerebbe ricevere per Natale. Alcuni sono regali che ho ricevuto da aziende e altri sono regali che mi sono fatta. E siccome a me piacciono, volevo farvi vedere e darvi qualche consiglio. Voglio iniziare con il regalo dei regali. Essendo una fanatica di cibo sano, prodotti genuini e salutari, quando ho conosciuto questa azienda mi sono letteralmente innamorata. Sto parlando dell'azienda Ambrosie. Probabilmente molti di voi già la conosceranno. Trovate questi prodotti da Natura Sì o negozi biologici, o comunque naturali. Questo pacco è il Christmas Box, cioè un bundle che hanno creato loro con una gamma di prodotti che adesso vi mostrerò, che potete acquistare esattamente questo. Ci è impiegato 2 giorni ad arrivare, o forse anche uno, quindi è davvero una spedizione molto celere. Sapete come nel mio video sull'università vi avevo detto che ancora non avevo trovato l'azienda che rispecchiasse i miei valori? L'ho trovata. Cioè, io sono completamente innamorata di questa azienda. Non ve lo dico perché me l'hanno inviato, ma perché sono davvero prodotti fantastici. E adesso ve li mostro e capirete il motivo. Allora, il box si apre e si presenta così, con questi diversi prodotti. Una tazza con 3 barrette. E vi vorrei tanto far vedere questa, limone e canapa. Io quando l'ho letta sono morta. Gli ingredienti di queste barrette sono pasta di datteri, proteine di canapa, semi di girasole, mandorle, succo di limone, scorza di limone. Quindi non c'è nemmeno lo sciroppo d'agave o un altro dolcificante naturale. E ora passiamo a quello che a me gasa da morire. Allora, ci sono dei preparati per pancake, cioè sia quello normale che quello proteico. Però quello proteico è soltanto perché utilizza proteine comunque vegane, che sono in questo caso le proteine di riso. Praticamente il pacchetto è composto da 2 porzioni di farine già mischiate, quindi uno decide quanto utilizzarne e dietro ci sono le indicazioni per prepararlo. I semi e i cereali che utilizza questa azienda sono già germogliati, significa che in questo modo tutte le proprietà e le sostanze nutritive rimangono dentro il cereale. C'è sia il preparato per pancake che il preparato per porridge, e anche di questo gli ingredienti sono soltanto fiocchi di avena, more di gelso, mandorle attivate, avena germogliata, cacao in polvere, uvetta, grano saraceno germogliato, semi di chia, quinoa, fave di cacao, massa di cacao. Tantissimi ingredienti, ma totalmente naturali e sani. E questo è praticissimo perché le indicazioni ti fanno vedere che puoi prepararlo in 1 minuto. Quindi quando la mattina si ha fretta, si ha furia, oppure quando si è fuori, non ci sa voglia di portare 10.000 cose, sacchettino e via. Pazzesco. E ragazzi, la cosa a cui sono ancora più eccitata sono le granole. Le granole sono tipo dei muesli, ma questi non sono i muesli pieni di zucchero che si trovano al supermercato. Sono muesli con grano saraceno, datteri, uvetta, more di gelso, mandorle, semi di chia, bacche di acai, succo di limone. Sono bio, senza OGM, senza glutine, senza lattosio, vegani, senza soia, solo con zuccheri naturalmente presenti nella frutta, senza conservanti, senza additivi, senza addensanti, senza edulcoranti artificiali. Io vi amo! Cioè, secondo me questo per una patita o comunque un appassionato dell'alimentazione sana e naturale è un regalo fenomenale. Se non sbaglio, questo pacco con tutto questo costa 40 euro e secondo me ne vale proprio la spesa e la pena. Ok, dopo il regalo in chiave fit passiamo al regalo in chiave beauty.
Ho ricevuto da Benefit questa bowl che è piena, strapiena, dei prodotti della gamma mini. Praticamente Benefit ha fatto tutti i prodotti in serie mini per far sì che la gente li provi, li testi. Devo dire che se mi conoscete da tantissimo tempo, io non mi truccavo fino a circa un annetto fa. Meno, 6-7 mesi fa, perché non avevo mai avuto l'incentivo, lo vedevo sempre come una cosa troppo difficile. Ma Natale dell'anno scorso mi sono comprata, sì, sono in pigiama sotto. A Natale dell'anno scorso mi sono comprata la mia prima palette, ho comprato la Naked 1 e mi sono trovata benissimo, e da lì è nata la mia passione. Non è proprio una di quelle passioni sfegatate, però mi piace, anche perché mi piace vedermi più pulita, più sistemata, ed è anche, secondo me, bello approcciarsi alle persone e essere presentabile. Quando ho conosciuto Benefit io non sapevo nemmeno che le sopracciglia si truccassero. Da quando ho cominciato a truccare le sopracciglia io non potrei vivere senza, cioè il resto può essere una merda, ma le sopracciglia devono essere perfette. E infatti la mia best friend è la Goof Proof di Benefit, che è una matita per le sopracciglia. Io ho il numero 3 per il mio colore e vi giuro è l'invenzione più grande, più bella che potessero mai fare. I mini li trovate in avancassa da Sephora, e una cosa che non pensavo potesse mai piacermi sono queste tinte per sia le labbra che per le guance. Praticamente sono dei pennellini con il colore. Qui si applica sulla guancia e poi si sfuma con il pennello. Mi raccomando, fate attenzione la prima volta che lo mettete, perché sennò fate come me e diventate Heidi. In ogni caso, devo dire che io non pensavo fosse una cagata, però in realtà durano tantissimo perché sono proprio colore attaccato alla pelle. Quindi durante la giornata non sfumano, non volano via come ad esempio farebbe un blush in polvere. Un altro prodotto fantastico che mi è stato mandato è questo, che è il nuovo tipo rossetto. Ma è un rossetto anche questa a prova di deficiente, perché è un rossetto che si applica con il pennellino. Quindi puoi andare nei bordi, puoi seguirlo, puoi stare attenta ed è molto facile da applicare. Credetemi, sono riuscita a metterlo io, quindi è facile. Secondo me questo è un ottimo regalo per far provare i prodotti o comunque per fare bellissima figura con le vostre amiche. E basta. Io che ho parlato di trucchi, vi rendete conto? Vabbè, rimaniamo un attimo in tema trucchi, make-up. Ma vi faccio vedere una cosa che io adoro, cioè farmi le unghie. Sì, ora non sono fatte, è vero, cazzata. Comunque, io non mi faccio semi permanente perché per me è un po' uno sbatti dover avere questo appuntamento fisso ogni mese o comunque avere sempre lo stesso colore per tutto il mese. A me piace cambiare e variare, per questo me le faccio da sola. Praticamente mi sono creata il kit fatto da base per lo smalto. Io ho comprato questa qui di L'Oreal, che è una base fortificante all'olio Ling Lang, e mi trovo benissimo, ma comunque ci sono tantissime basi, prendete quella che volete. Poi gli smalti, la mia marca preferita di smalti è Deborah, e questi sono alcuni dei colori che ho. Spesso mi avete chiesto che colore è questo. Questo è Deborah colore, non si vede, comunque è il numero 30, mentre il nero è il 29 e questo blu, che non ho messo tantissimo perché non è proprio il massimo, 41. Però questi due sono i miei preferiti. E poi applico il top coat, che io prendo matte, perché per me l'effetto matte è bellissimo sulle unghie. Così mi faccio le unghie, ci impiego un'ora, devo stare così, non devo toccare nulla, però mi piace perché mi dedico un'oretta del mio tempo e mi diverto. Ora finiamo con l'ultimo, ve lo giuro, in tema beauty, bellezza. Voi sapete che io adoro gli anelli, che lo so, in questo momento non sto indossando. Cioè, adoro ma non ce l'ho. Comunque, per me avere proprio le mani piene di anelli, a parte una gesticolarità diversa, ma poi per me è proprio simbolo di eleganza, non lo so, a me piace. Voi mi avete già visto ricevere un regalino da loro, Marina Franchi, e ho ricevuto finalmente, forse ve l'avevo anche accennato, un anellino personalizzato. Praticamente uno ci può far scrivere il proprio nome, ma io ho deciso di scrivere Luna per portarmela sempre con me. E devo dire che un anello da pollice mi mancava, quindi sono proprio molto contenta di questo. Non so se per Natale riuscireste ad averlo perché ci impiegano un pochino, però hanno anche diversi anelli, ad esempio questo qui, che è una coroncina con tutti i cuoricini. Secondo me sono molto carini e molto belli.
Tutti gli altri anelli che ho sono di famiglia, quindi non li ho presi da nessuna azienda. Non chiedetemelo. Ora regali utili. Primo, la vaporiera da microonde. Sono stata via l'altro giorno, tutta la giornata. Jimmy è rimasto a casa, ha usato la vaporiera una volta, mi ha fuso il coperchio. Me l'ha ricomprata e mi riarriverà mercoledì, quindi ora non ve la posso far vedere. Comunque se guardate qualche mio video vecchio la troverete e è fantastica. Jimmy l'ha fusa perché ha messo la cosa grill, quindi è assolutamente sicura e non c'è da preoccuparsi. Un altro regalo per la cucina è la fetta verdure. Questo l'ho preso da Casanova, è una scatolina che ha questa leva. Qui si mette il tipo di lama, ce ne sono ben 9 che volete utilizzare, ad esempio questa quadrata oppure questa più a maglie, insomma non ve le faccio vedere tutte. Si infila semplicemente così, metti la verdura, zac, tagliato tutto. Questo è davvero comodissimo, ammetto che sinceramente non lo sto usando molto, anche perché ora di stagione ci sono i broccoli, i cavolfiori, quindi è un po' difficile tagliarlo con questo, però vabbè, insomma è un grandissimo regalo, anche perché poi viene con altri accessori come la grattugia, più grande, più piccola, la lama singola, insomma si può tagliare di tutto. Altro regalo super utile che ho sempre preso da Casanova è questo vassoio con le gambe. Questo è un vassoio praticamente da letto divano e vi giuro che oltre a poterci mangiare comodamente sopra, fare la colazione a letto, è anche davvero molto comodo quando ci si siede sul divano e si vuole usare il computer, perché ti mantiene la postura dritta e non rischi di incurvarti. Ho preso questo perché avevo i piedini più alti, mentre ce n'è un altro bianco però è più basso e avevo paura che non ci stessi sotto con le gambe. Questo secondo me è un regalo fantastico, pensavo fosse un altro dei miei acquisti inutili, però in realtà no, mi sto trovando davvero bene e mi piace un sacco. Ve lo consiglio assolutamente. E poi ultimo, ultimo, questa. Questa è una borsa dell'acqua calda ricoperta di questa custodia di pelo rosa, ma credetemi è morbidissima e pelosissima, davvero bellissima. L'ho presa da OVS e l'ho pagata 13 euro. Se conoscete qualcuno che è freddoloso e ama rosa, anche se c'erano altri colori più magari rosso natalizio con Rudolph, secondo me è un regalo bellissimo. Basta, io vi ho fatto vedere tutto, spero che questo video vi sia piaciuto e non credete che più il regalo sia costoso più è bello. I regali più belli secondo me sono quelli fatti col cuore, emozionali, quelli che hanno un significato, quindi impegnati a fare quello, il Natale è quello, non è fare un regalo materiale costoso e basta. Sono qui che modifico il video che avete appena visto e ho realizzato che termino dicendovi come di un regalo non è importante il valore economico, ma il valore emozionale o comunque il cuore che ci si mette nel fare il regalo. E ho realizzato che non vi ho fatto vedere nessun esempio di quello che intendo, quindi adesso rimedio. Un regalo bellissimo secondo me che io ho personalmente ricevuto per il mio compleanno da una ragazza, Claudia, che è diventata una mia grande amica grazie ai social, è questo. Si tratta di un vasetto con un mix di farine già pronto, con annesso bigliettino con la lista degli ingredienti e cosa aggiungere e il metodo di preparazione. A me sono avanzati ancora 2 dei 3 che mi ha regalato, perché questi 2 prevedono un forno e io non ce l'ho, quindi me li devo portare a Padova. Però secondo me questo è un regalo davvero carino per poter condividere le nostre ricette sane con i nostri amici, i nostri conoscenti. E secondo me è un regalo davvero davvero bello e pensato. E lo copierò e lo farò a una mia amica che so che le potrebbe far piacere. Un altro regalo è sempre un regalo che ho ricevuto da una ragazza. Se non ricordo male si chiama Maria Grazia. Ed era un sacchettino con tutto un mix di noci. Aveva messo le nocciole, le noci e le mandorle. Ed era un sacchettino carino con un fiocchino. Semplice ma assolutamente bello ed effetto. E io l'ho apprezzato tantissimo perché io amo le noci e la frutta secca. Un altro regalo che potete fare è la cornice con foto. Io ho ricevuto questo regalo per il Natale dell'anno scorso da una mia cara amica e ho la foto nostra lì ed è bellissimo. La cornice potete prenderla ovunque ovviamente, ma vi ricordo che sul sito di Lalalab è ancora valido
il mio codice sconto, è valido fino a fine dicembre. So che è stato utile a qualcuno di voi per fare il fotolibro, ma sul sito trovate anche tantissimi altri prodotti sempre legati alla fotografia, eccetera. Se vi può essere utile, approfittatene. Un altro regalo a cui non avrei mai pensato fino a ieri è nato da un bisogno, cioè il fatto che ieri mattina ho finito il burro di mandorle. Ieri pomeriggio mi è venuta l'illuminazione e ho pensato, ma perché non me lo faccio io? Allora ho preso un sacchetto di mandorle, l'ho buttato nel frullatore, dovete però avere quello apposta perché sennò si surriscalda e bruciate tutto, e lasciando andare il frullatore le mandorle si tritano e piano piano rilasciano il loro olio e creano il burro. Me ne sono venuti praticamente due barattoli e vi giuro che è buonissimo perché l'ho assaggiato questa mattina, ma soprattutto la consistenza è perfetta. Potete farne davvero di tantissime varianti, potete farlo di nocciole aggiungendo un po' di cacao amaro e vi viene la Nutella, quindi magari sarebbe un regalo carino per chi è un appassionato di Nutella. Però lì si può provare a fare la versione sana, non lo so, secondo me è un pochino pensato e molto carino. Sinceramente penso di fare anche questo come regalo perché è davvero bello, e metterci le mani in mezzo, farlo da sé, secondo me è molto più soddisfacente che comprarlo già pronto. Basta, adesso davvero finito. Spero allora di esservi stata davvero utile per tutta questa sfilza di regali, e spero che i vostri amici saranno contenti, spero che i vostri familiari saranno contenti, spero che voi sarete contenti. Io vi auguro tante belle cose, ciao ciao!